Io gli ho voluto un bene dell'anima, amico magistretti. Infatti si sente Perché lui davvero. quando ha iniziato Domus mi ha dato fiducia. E... Adesso racconto questa cosa e poi andiamo. Conta lei o conto io? Benvenuti nella Fondazione Magistretti. Io verrei quasi prima qua, forse, se, però mi scuso. Ecco, qui siamo dentro nella stanza dove Vico lavorava e dire dentro effettivamente stona, perché questo è uno spazio dove, come ha detto più volte Sanna Pavoni, la città entra dalla luce e dalle scorci di queste finestre d'angolo, entra attraverso questi dispositivi ottici che Vico aveva costruito per poter guardare mentre lavorava l'abside della Basilica di Santa Maria della Passione. Lui diceva sempre, il design italiano nasce negli anni 60 e nasce dal rapporto tra noi architetti designer e una committenza che era fatta da industriali, molto spesso del Nord Milano, Illuminati, citava sempre il caso di Cesare Cassina, e con loro nasce questa storia pazzesca, insomma, che poi Vico ha saputo esprimere in mille pezzi. Molti sono presenti in questa stanza, molti sono presenti in altre stanze, molti sono presenti nelle stanze di questa città e nelle stanze di casa in tutto il mondo, perché poi molti dei prodotti di Vico avevano una, come dire, veramente un genio, un piccolo genio che gli consentiva di essere replicati e ripetuti in contesti diversi e di mantenere sempre una grande eleganza, una grande dignità. Ecco, la semplicità, l'eleganza e il genio erano i tre grandi elementi, i grandi componenti del DNA nel design di Vico Magistretti. Questa stanza raccoglie l'eredità di Vico Magistretti nell'architettura. È un'eredità importante, è un'eredità molto milanese, molto legata alla storia dell'architettura del Novecento milanese, del secondo Novecento. Questa è la torre costruita di fronte alla Triennale di Milano nei primi anni 50 ed è un progetto a cui Vico Magistretti era molto legato. Beh, era una grande occasione per un architetto allora trentenne. Io devo molto a Vico Magistretti. In realtà l'ho conosciuto bene negli ultimi anni della sua vita. L'ho conosciuto bene quando ho cominciato a dirigere Domus nel 2004, o meglio nell'autunno del 2003. E Vico, in modo con la sua, come dire, eleganza intellettuale, mi aiutò moltissimo. Mi aiutò nel scegliere il primo numero di pubblicare Jasper Morrison, per esempio. Mi aiutò anche nel accompagnare il primo numero della rivista, che aveva una copertina molto forte, molto politica. Raccontava di Milano, raccontava della Biennale del 68 occupata e raccontava di personaggi che ancora oggi sono molto importanti. E lui dice una frase famosissima: se io penso a un concetto trasformato in un oggetto funzionale, in un utensile funzionale, penso all'ombrello, e dice quella frase: mi sarebbe sempre piaciuto progettare l'ombrello, perché l'ombrello è in sé la potenza e la semplicità di un oggetto funzionale. Ma poi fa un altro esempio, dice, l'altra cosa su cui mi viene in mente come esempio di semplicità funzionale è l'ora legale. L'ora legale è un dispositivo, è come dire una sorta di accordo condiviso, è un protocollo condiviso che cambia la vita degli uomini. Ecco, questa cosa è bellissima, perché il design, quando è straordinario come era stato
nel caso di Vico, con i suoi oggetti, con le sue lampade, con le sue sedie, con i suoi tavoli, riesce a fare questa cosa, cioè riesce a cambiare attraverso una sorta di disegno condiviso, di un codice condiviso, la vita poi delle singole persone. Quindi questa era forse la più grande lezione di Vico Magistretti. Basta. Scarico che sennò mi perdisco.